Spiritus et Filii et Spiritus Sancti. Amen. La profezia di San Giovanni Battista. San Giovanni Battista, una figura centrale nei testi della liturgia di Avvento, preparando la strada per il Signore ed indicandolo quando appare, viene nominato dal Signore stesso profeta e più di profeta, e viene visto dalla Santa Madre Chiesa come l'ultimo e più grande dei profeti dell'antica alleanza. E più di un profeta si può dire, in quanto non solo con le sue parole, con la sua vita e col suo martirio prenunzia il Signore, ma in quanto prende il ruolo di testimone, indicandolo col suo sussulto nel grembo materno e 30 anni dopo col suo dito, come già presente in mezzo a noi. E dunque non solo un profeta, ma anche un testimone, mandato da Dio, come leggiamo nel prologo del Vangelo di San Giovanni, per rendere testimonianza alla luce, la luce che è Cristo. In questo senso si rassomiglia a Cristo stesso, che allo stesso tempo è profeta e testimone anche lui, che venne per testimoniare se stesso, per testimoniare la verità che lui è di propria persona. La testimonianza di San Giovanni Battista consiste principalmente dunque nel indicare il Signore, ossia nel indicarlo come agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Come spiega padre Cornelius a lapide, il Signore è agnello in primo luogo come prefigurato dall'agnello pasquale e dagli agnelli sacrificati nel Tempio a Dio mattina e sera e da qualsiasi altra occasione per il peccato, in quanto tale fu predetto da Mosè, da Isaia e da Geremia. Isaia dice, condotto come agnello all'uccisione, e constata con Geremia che questo agnello sarebbe offerto per la redenzione del mondo. Similmente viene descritto anche da San Giovanni Evangelista nell'Apocalisse come agnello. Il titolo agnello conviene particolarmente al Signore in virtù della sua innocenza, mitezza, pazienza ed ubbidienza fino alla morte, la quale sopportava come un agnello in silenzio. Come dice San Pietro, oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Il titolo più completo agnello di Dio si può intendere nel senso che lui viene offerto da Dio, per Dio, eppure come Dio. San Clemente d'Alessandria, invece, interpreta il nome nel modo seguente. Siccome la scrittura chiama fanciulli ed infanti agnelli, così San Giovanni Battista chiama Dio, che è il Verbo, che per noi è fatto uomo, che voleva essere come noi in tutto, l'agnello di Dio, il figlio di Dio, l'infante del Padre. In conclusione dunque, il contenuto principale della profezia e della testimonianza di San Giovanni Battista è che nostro Signore è la vittima innocente prefigurata nei sacrifici del Tempio che toglierà il peccato del mondo, ossia la macchia del peccato originale e tutti i peccati
che ne sarebbero le conseguenze. Il fatto che lui viene descritto precisamente come agnello di Dio accenna che questo sacrificio, in contrasto a tutti i sacrifici della legge, sarà di per sé stesso intrinsecamente efficace, poiché lui è proprio il figlio, l'infante benamato e divino di Dio. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.